Si sono aperte quest'oggi le celebrazioni presso l'Opera di Santa Teresa in onore della sua grande patrona francese, Santa Teresa di Lisieux, che dà anche il nome alla comunità religiosa delle suore della piccola famiglia di Santa Teresa del Bambin Gesù. Gli appuntamenti sono, sì, due, soprattutto abbiamo iniziato con una solenne celebrazione liturgica presieduta dall'Arcivescovo di Ravenna, Monsignor Lorenzo Ghizzoni, concelebrata dal sottoscritto e poi da tutti i sacerdoti che vivono qui all'opera. Poi questa sera un concerto a San Vitale che è il preludio, l'anticipo di un grande convegno che ci sarà domani. Ecco, vogliamo dare solennità a questi 2 giorni che da sempre sono i giorni dedicati all'opera e al fondatore dell'opera, Monsignor Angelo Lolli. Il convegno di domani tratta un tema molto particolare, il femminicidio. Perché avete deciso di organizzare un convegno proprio su questo tema? Il motivo è duplice. Il primo è che vorremmo ricordare anche attraverso questo evento che l'opera di Santa Teresa non è semplicemente un ospizio dove mettere dei vecchi per l'ultima fase della loro vita, detto in parole un pochino crude, ma è un luogo di vita. Il fondatore, Don Angelo Lolli, volle che l'opera di Santa Teresa fosse attenta al territorio, attenta alle necessità della gente, inserita nella vita della città. Quindi creò l'ambulatorio per i poveri con dei medici volontari, creò la farmacia, il negozio alla beneficenza, poi creò la struttura che noi oggi conosciamo. Quindi con l'idea di Santa Teresa, esperienza attuale di vita inserita nella vita della società e della città. Con l'altro motivo è che Don Angelo ha cominciato e ha realizzato la sua opera soprattutto con il contributo di donne, una serie di donne molto in gamba che hanno fatto la realtà, hanno costruito il sogno di Don Angelo, ecco, si è concretizzato attraverso delle donne e questo crea un filo rosso importantissimo che non dobbiamo dimenticare. A tutt'oggi le suore che sono le donne che hanno continuato non solo idealmente ma concretamente l'opera di Don Lolli, sono qui a significare questo legame, questo filo rosso che non si è interrotto, grazie a Dio non si è mai interrotto. Un'occasione anche, questi 2 giorni di riflessione, anche per superare le polemiche che ci sono state negli ultimi giorni e quindi per invece evidenziare tutte le attività e le opere che l'opera stessa realizza e compie. Sì, adesso il nostro programma prescinde da quelle che sono state le vicende attuali. È chiaro che il messaggio che diamo è che l'opera rispetto a queste polemiche è superiore, anche perché poi sono già state smontate in gran parte dalla dichiarazione del Comune di Ravenna che ha fatto giustamente, poiché è stato coinvolto anch'esso, ha fatto comunicato stampa in cui precisa tutta una serie di date che erano state messe in discussione, che avevano generato dei castelli in aria che stanno crollando e che poi dopo chiariremo anche nei prossimi giorni, anche noi faremo un comunicato stampa specifico. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.